bentornati sul canale Sono Italiano. Oggi con le ultime notizie come: la famosissima Beatrice Borromeo torna finalmente in Italia mollando tutto proprio per tornare fra le sue braccia. Ecco tutti i dettagli a riguardo e soprattutto di chi si tratta effettivamente. Beatrice Borromeo. La famosa ex modella e conduttrice televisiva torna a far parlare di sé per via di un episodio in particolare successo solo qualche ora fa. La donna appunto non viveva più in Italia, la conduttrice appunto vive alsia vita principalmente fra Milano e Monte Carlo. Un evento in particolare ha attirato fortemente la sua attenzione tanto da farle prendere delle decisioni abbastanza affrettate. Come ben saprete la donna è convolata a nozze nel lontano 2015, sposando Pier Casiraghi con una lussuosissima cerimonia tenutasi sul Lago Maggiore. Dal loro amore coltivato quotidianamente sono nati due splendidi figli, ovvero Stefano Ercole Carlo e Francesco Carlo Albert. Da tempo il loro nome continua a fare notizia anche per via del loro passato. Beatrice Borromeo Pier Casiraghi. I due appunto ricoprono un ruolo incredibilmente importante e per questo motivo appunto ogni loro mossa suscita l'interesse del popolo. Nelle ultime ore la nota ex modella ha attirato nuovamente gli occhi su di sé proprio per via di una sua mossa. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è effettivamente successo e cosa accadrà nelle prossime ore. Beatrice Borromeo torna a casa solo per lui, tutti i dettagli a riguardo. Come vi abbiamo già anticipato nelle ultime ore tutti i riflettori sono stati costantemente attirati dalle gesta della splendida ex modella. D'altronde ogni minimo dettaglio a lei legato verifica un interesse mediatico a dir poco sorprendente. Per chi non lo sapesse nelle ultime ore si è tenuto un evento molto importante che ha attirato l'attenzione e soprattutto la presenza di molti dei grandi volti più importanti nel mondo dello spettacolo, del design e non solo. Milano Design Week 2022. Ebbene, lei è proprio fra questi grandi volti ed appunto ha partecipato alla Milano Design Week 2022. Solo qualche giorno fa lei si trovava a Roma e nelle ultime ore ha preso parte ad uno degli eventi più importanti della Design Week, ovvero al Galateo dell'Alta Gioielleria Buccellati. Per l'incredibile occasione la donna ha deciso di indossare un abito completamente nero indossando ovviamente degli accessori mozzafiato. Con questo evento quindi la donna è ritornata a casa, ovvero a Milano. Attualmente la donna sta prendendo parte ad altri eventi principalmente legati alla Milano Design Week 2022. Del resto la sua sola presenza incanta ogni invitato ed ogni spettatore. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao!